Buonasera a tutti e buon 2020 con Podismo e Atletica. E ripartiamo, Moreno, con le manifestazioni che si sono accavallate, diciamo, fra il 2019 e l'inizio del 2020. Sì, questa doveva essere l'ultima gara del 2019 e la prima gara del Grand Prix del 2020. Esatto, quindi come al solito, purtroppo, diciamo, a Terranova Bracciolini, e nonostante il bel tempo che abbiamo trovato prima per di andare, andare sì, per andare, siamo arrivati lì, la solita nebbia, ormai un'umidità fredda un po' meno pungente degli anni precedenti, però insomma, ecco, l'umido è quello che dà molta noia, anche l'umidità. E direi comunque sia, è una manifestazione che viene apprezzata, viene anche partecipata da molti appassionati di podismo e atletica. Il giorno dopo Natale, insomma, è stato un modo anche per ritrovarsi fra gli amici e per gareggiare, per fare una gara e perdere qualche grammo, gli etti non si perdono. E comunque sì, ecco, vediamo proprio gli appassionati di questo sport che sono sempre più numerosi e partecipi un po' nelle varie competizioni, perché addirittura quella giornata lì c'era anche altre manifestazioni collocate nella Toscana, diciamo, sì, nelle provincia di Siena. Sì, 50 km di distanza, a Pienza, cioè c'è l'eco mezza maratona di Pienza, che è anche una gara molto partecipata, nella quale hanno partecipato anche lì 320 persone, quindi insomma, ecco, c'è, la gente a correre c'è. Sì. E qui intanto vediamo i tre protagonisti iniziali, con Graziani e i due fratelli Matius, che erano subito agguerriti col ritmo sostenuto, e dietro invece vediamo Martinelli, Cappellacci, poi abbiamo visto Taras e Annetti che inseguivano, poi Pastorini e così via. Sì. Ecco, direi gara molto subito sostenuta, Moreno. Sì, è una gara, è un circuito di tre giri, 3 chilometri e qualche metro a giro, una gara abbastanza veloce perché è quasi tutta piatta, scusa, una piccola salita di circa 500 metri, ma sale piano piano, quindi insomma si corre sul ritmo. Ecco, qui vediamo la Canuto, Elena Canuto, che è stata un po' la protagonista assoluta, poi la rivedremo anche in altre competizioni, soprattutto nella Befana Campestre, ma dicevamo una gara molto sostenuta, piacevole anche da un punto di vista proprio del percorso, perché si ripeteva 3 volte nel tratto centrale di È una gara che si corre sul ritmo, insomma, più che mai è una gara sul ritmo che l'ha imposti fino dall'inizio su quel ritmo lì, e poi cerchi di dare all'ultimo di fare lo sprint negli ultimi 500 km, perché è una gara proprio da correre sempre in spinta. Ecco, dicevamo che questa manifestazione è stata organizzata dall'Atletica Terranovese con la collaborazione ovviamente patrocinio del Comune di Arezzo, di Terranuova e la Proloco, quindi ovviamente con l'impostazione anche tecnica della Polisportiva di Policiano. Ma come vediamo, già le prime avvisaglie sono quelle di poter partire bene con questo circuito del Grand Prix 2020, che si era già completato con le prime azioni appena 10 giorni prima. Sì. No, anche quest'anno sembra che gli iscritti siano diversi, e quindi nel proseguimento quasi ancora ci mancano 2 gare per terminare le iscrizioni, quindi se uno vuole partecipare le condizioni sono quelle dell'anno precedente, e entro la fine di gennaio ancora si può iscrivere prendendo i punti già dalla prima gara. Esatto, qui intanto vediamo i due fratelli Matius, Satigliano e Malvin, che stanno conducendo la prova, poi Graziani, che era leggermente attardato e addirittura aveva il proposito di a quel punto lì di andare anche alla Bo Classic di Bolzano, no, ma dice, dove diciamo è andato non diciamo con grossi risultati, ma insomma sì, ma la gara internazionale, quella è una gara dove partecipano insomma gente che ha vinto le Olimpiadi, ha vinto campionati, oppure si va al secondo o terzo in determinati campionati, alla quale ha partecipato anche Yassine Khalil, che ha fatto una bella gara. È arrivato 16esimo, sì, ecco, addirittura ora è procinto di poter eventualmente, se accettato, di fare la gara internazionale a Valencia proprio domenica 12 di gennaio. Intanto che vediamo che Fabio Guidelli, che ora cerca di farle un pochino tutte, poi ha avuto qualche problemino nella corsa di Cavriglia, che vedremo, che non è giunta al traguardo, ma insomma, ecco, per dire, però sta correndo molto bene. Come Fatichenti, Leonardo, direi che ha fatto un inizio già di stagione discreto. Poi Vannuccini, Francesco, oramai diciamo sono diciamo atleti di un abitué. Qui intanto Lazzarini, che è preceduto da Ser Luca. Lazzarini è un po' l'organizzatore principe di questa competizione, di due manifestazioni che si svolgono a Terranova, una in occasione della festa del perdono e questa qui. Ecco, qui intanto vediamo proprio il rettilineo opposto alla zona del traguardo, questo qui proprio prima del traguardo, gli ultimi, diciamo, il rettilineo finale, che vedremo avrà degli esiti nelle
nel tratto conclusivo, perché effettivamente fino a quel momento lì i due fratelli Matusch erano saldamente al comando, tallonato da Annetti, Graziani, Cappellacci. Poi ecco, nell'ultimo tratto di corsa addirittura qualcuno pensava che avessero tagliato, insomma, quindi abbiamo visto un avvicendarsi nella corsa. Quindi intanto vediamo la Francesca Barneschi, ultima gara dell'anno, diciamo, con la vecchia società, con la Polistica del Campino, e adesso correrà con Firenze Web, Atletica Firenze Web, Radio Web, quindi un'emittente radiofonica fiorentina che fra l'altro molto spesso è in diretta con le competizioni che realizziamo, quindi vuole sapere come sta andando la gara. Quindi intanto probabilmente anche Scenni Genziana, un'altra atleta. Allora, Fabio, vediamo adesso, e poi la Volpi Francesca dietro qui. Qui manca la Nicoletta Sandarelli, che ha avuto un infortunio. Purtroppo, cioè, in questa occasione era in vacanza in Portogallo e in Spagna, però ecco, andando in vacanza, mentre si doveva fare due gare, mentre si scaldava, si è fratturata un dito di un piede, quindi la rivedremo assenti. Ecco, intanto andiamo sulla volata finale conclusiva, in cui c'è un ritorno prodigioso di Cappellacci nei confronti di Malvin Metric, ma Malvin nel finale riesce a mantenere. Sicuramente ha fatto una bella gara, perché era reduce dalla maratona di Pisa, quindi una gara da 42 km, mette una di 9 e perde un pochino la brillantezza della velocità. Direi che sta andando molto bene, almeno in questa fase della gara. Poi abbiamo visto Alessandro Annetti, che nel finale anche lui ha recuperato nei confronti del compagno di squadra Emanuele Graziani, che anche lui parte sempre troppo forte e poi dopo all'ultimo paga. E ha un po' di alti e bassi, sì, lo vedremo dopo un'altra gara. Sta andando, direi, discretamente comunque sia. Ecco qui Martinelli Lorenzo, un altro atleta che sta è sempre davanti, insomma, riesce a posizioni di avanguardia, diciamo così, fra virgolette. Poi Cristian Taras, che eterna giovinezza anche per lui. Sì, anche lui mi sembra c'ha 45 anni, esatto. Del 76, quindi che 40. Quindi e poi il giovane Pastorini, che si sta già dimostrando molto valido, quindi ecco, intanto vedete dall'altra parte i concorrenti che sono fare un altro giro ancora, quindi hanno preso circa 3 km, hanno preso, ecco, quindi Pellegrinelli dire. E qui arriva la Elena Canuto, che va a vincere nettamente con un ampio margine di vantaggio nei confronti dell'avversaria Francesca Barneschi. La Canuto, tesserata per l'Atletica Castello, è un'atleta ancora giovane, molto giovane, e ancora può dare tantissimo. Ha una buona corsa, quindi sì. Sicuramente atleta che potrà ancora migliorare, certo. Sì. Ecco la Francesca Barneschi, che anche lei è andata con la società di dicevamo prima. Ecco qui poi Basile, qui con la Enriquez, la terza donna classificata che giunge al traguardo davanti proprio alla Genziana Scenni, proprio nel finale si è fatta raggiungere. Poi Fontani, ecco, a seguire un po' i vari atleti di questa, ecco, e Volpi Francesca, anche lei abbastanza al vizio di fermarsi qualche metro prima del traguardo, come qui, come si è verificato anche in occasione della Befana Campestre. Poi vedremo un po'. Ecco, è andata molto bene anche Gatto. Gatto Maria Atletica Sestini, che è non più giovanissima. Però ancora grintosa, sì, certo. Grintosa. Poi tenace. E poi abbiamo Stefano Sinatti insieme a Scaglia Gianmarco, Scaglia che deve operarsi ma ancora non desiste, non demorde, sì. Quindi in tutte le gare ancora è presente, quindi e dirà sempre la sua anche in queste occasioni. Ecco qui vediamo anche la Liberatori, altra atleta di casa, farmacista, presidente dell'Atletica Terranovese. E qui vediamo proprio nelle gare del settore giovanile, che hanno completato, ovviamente non sono particolarmente tante le gare del settore giovanile, però ecco qui vediamo Falini che volate lunghe, percorsi brevi, volate lunghe, tutta una volata per queste ragazzine. Qui vediamo anche Mercati, eccole qua, vedete proprio anche questa mattinata un pochino, sì, era fredda, nebbiosa, cioè umida. Addirittura frenano. E qui vediamo anche nel settore dei più piccoli, guardate che volate che ci sono, un altro atleta Falini, poi Clara Severi che giunge al traguardo di questa competizione, questa edizione mi sembra numero 5, dovrebbe essere della corsa di Natale. E qui l'ultimo tratto di ragazzi che completano l'arrivo del settore giovanile. Ecco qui ancora volate, e ovviamente la grinta non manca mai anche da parte di questi, sì, specialmente questi percorsi brevi cercano, sono tutti all'ultimo, fanno tutti la volata, hanno ancora
qualche ancora con la forza di fare quella la forza di fare ancora le volate. E qui vediamo la presenza anche del sindaco e della Proloco e della Atletica Terranovese, gli atleti e le atlete che sono state premiate a completamento, diciamo, della loro gara. Direi grande soddisfazione da parte di tutti, soddisfatta anche l'amministrazione comunale, che ovviamente sostiene insieme alla Proloco questa manifestazione che oramai è diventata un abitué per quanto riguarda gli appassionati. La data ormai è definitiva, penso, quella del 26 dicembre, tutti gli anni fino a che faranno la gara sarà questa la data. Eccoli qui ancora le premiazioni per quanto concerne il settore giovanile, e poi ovviamente sarà la volta del settore, ecco qui sono già gli allievi che hanno avuto qualche premio un pochino più consistente, più man mano che crescono ovviamente la consistenza dei premi. Poi qui c'è un premio particolare a Borri, che ha partecipato alla maratona di New York con un buon risultato, quindi il primo terranovese che partecipa alla maratona di New York. E qui vediamo il podio maschile con il centro Malvin, e poi dopo abbiamo visto Cappellacci e l'altro Satigliano. Poi abbiamo visto il settore femminile e qui le varie categorie che vengono premiate. Ecco, vediamo sempre strette di mano fra i vari partecipanti alla competizione. E ci siamo spostati soltanto di qualche chilometro, sì. E siamo andati in una giornata, anche questa, ecco questa qui, soleggiata, stupenda, direi così, sì, meno fredda del solito, fuori diciamo dalle norme consuete, quella del capodanno di corsa di San Giovanni Valdarno, che solitamente è una giornata fredda, una giornata... Era fredda anche questa, ma era meno fredda degli anni precedenti. Era spettacolare. E qui più di 300 concorrenti hanno preso il via, direi una gara che oramai si è radicata nel territorio, ma soprattutto anche negli appassionati che vogliono iniziare il nuovo anno con una faticata la corsa. Però con la partenza dei 10:30, come è stata un pochino diciamo organizzata, sicuramente permette a molti atleti di potervi prendervi parte, sì, e soprattutto anche agli sportivi, anche diciamo agli spettatori, che sì, direi in questa occasione ce n'è tanto. Sì, la partenza delle 10:30 è un orario giusto, perché permette a chi ha fatto la serata, i bagordi in serata, di dormire in poco, e al tempo stesso di che non ci sia molto freddo, perché partendo la mattina alle 9, come sarà domenica prossima a Grassina, la partenza alle 9 è un po' presto, sì, ma sì, sì. E invece, ecco, dalle 10 in inverno sarebbe giusto ora partire a quell'ora lì. Soltanto molti fanno si parte prima, si arriva prima, si va a casa prima. E qui intanto abbiamo visto nelle prime avvisaglie, abbiamo visto Simon Kibet e Lota Yang, atleta keniano che studia a Perugia, che corre con la TX Fitness, e tallonato da Jamali, vincitore della maratona di Pisa proprio di metà dicembre. Al terzo posto più staccato era Zituni, poi Daishun, Murad, Cappellacci e tutti gli altri. Ecco qui intanto vediamo proprio dei gruppetti che si stanno diciamo avvicendando. E qui siamo intorno al terzo chilometro, diciamo, nel Lungarno. Che, sì. E questo qui è un percorso, il primo giro più breve, il secondo giro più lungo. E è un percorso è da correre sul ritmo, è tutta pianeggiante la gara. Ecco, insomma, ci vuole anche un po' di testa per stare sempre concentrati su quel ritmo lì. Ecco, qui abbiamo visto in precedenza in testa la Alice Franceschini, più staccati c'era la Anna Nanu, la italo-rumena, che inizialmente era partita in testa. Poi al terzo posto abbiamo visto Pucci Ambra e poi Laura Chiaramonte, poi a seguire Francesca Varneschi, Francesca Volpi, Genziana Cenni. Insomma, queste erano un po' le atlete che seguivano un pochino più staccate, ma qui siamo soltanto alle primissime avvisaglie, sì, dopo circa 2-3 chilometri. Ecco qui vediamo al primo passaggio i vari atleti, e vedete qui molto bene anche Cristian Taras, che insieme a Cardelli è anche nel gruppetto degli immediati inseguitori. E poi Ria Roberto, questo del Parco Appia Poane, sì, caratteristico, insomma, si mette sempre la maschera prima di gareggiare. Ecco qui vediamo praticamente insieme in mezzo anche a Filippo Occhiolini, poi Fabio Guidelli, e poi ancora era Massimiliano Lazzarini, sì. Ecco qui si susseguono un pochino i vari passaggi nella zona del traguardo. Come vedete
Già al primo passaggio già molto, molto pubblico anche ai lati della strada, soprattutto dove Al c'erano pure le sole, briciole, sì. dove c'erano pure le briciole. Poi dietro anche la telecamera, ovviamente era molto presente il pubblico. Quindi intanto vediamo proprio la Franceschini che passa per prima con un vantaggio di qualche metro, diciamo così, qualche decina di metri nei confronti della Pucci che era al secondo posto. Poi al terzo posto abbiamo visto la Laura Chiaramonti. Poi ecco la Lanu Ana che invece perde posizione, poi la Barneschi Francesca un pochino più arretrata, insomma ecco le situazioni ancora sono in evoluzione Sì, per manca quanto croce da riguarda fare questa gara. 8 km da qui, quindi La seconda parte è un pochino più più lunga. lunga e qui vediamo, ecco qualcuno già comincia a sentire un po' di caldo. Ecco diciamo abbiamo visto anche la Monicchi Marcella, grande protagonista Sì, che poi no, vedremo no, anche non in un'altra. giovanissima, anche lei a una certa età. Però ancora viaggia molto Sì, molto forte, l'abbiamo vista poi protagonista. dall'abbigliamento caratteristico, capelli viola, quindi si colorati di viola. E qui vediamo l'arrivo solitario, proprio nel finale stacca tutti Lotto Young Simon Kibet che stacca proprio nel finale Gilali Jamali che ovviamente non era nelle condizioni vista anche la maratona Cioè, fatta ma poi 15 giorni non, prima. cioè lui non c'ha cambio di ritmo, corre sempre costante, lui dall'inizio alla fine il passo è sempre quello. Non l'ho mai visto vincere una gara in volata, È ma lui difficile, corre, è sì. un passista che mantiene E poi vediamo al terzo posto Zitouni. Younes Zitouni che precede l'altro marocchino Abdelilah Daishoun. Anche lui ha perso un po' di brillantezza rispetto a qualche anno fa, però sempre diciamo in ottime posizioni. Poi Aybel Mourad, ecco lo vediamo lì sorridente, forse non ha espresso al massimo le sue potenzialità. E poi vediamo l'arrivo di Christian Taras che era stato preceduto da Cappellacci, poi ancora per Giuseppe Cardelli, ancora anche lui nella breccia nonostante i suoi oltre 40 anni, grande atleta. Qui vediamo la volata a due, veramente impressionante fra questi due atlete, la spunta proprio nel finale è la Pucci, Ambra Pucci dell'Atletica Nuova Atletica Astra, proprio quasi al fotofinish nei confronti della Alice Franceschini. Al terzo posto, ecco qui si piazza Laura Chiaramonte, al quarto posto invece la Francesca Barneschi, eccola qui che arriva con quella maglia verde, nuova società per Firenze, Radio Firenze Web, poi vediamo Borri nel frattempo e poi qui ancora Refi Mirko. Via via si susseguono e poi vediamo nelle spalle la quinta classificata che è la Nanuana. Nanu Ana, atleta C'è ma Burroni della Giovanni. Rimini Nord. Poi arrivi anche No, te, ma questo è arriva. più indietro, qui hanno Sì, tagliato, qui ecco, vediamo arrivi dei vari concorrenti, ovviamente anche nelle retrovie. Ma direi che è stata comunque sia una gara molto partecipata e anche agonisticamente buona. E qui siamo andati invece a Caviglia. Caviglia, gara Recupero del 29 del 22 di dicembre, doveva essere la prima Ah gara già, 22 del dicembre, sì. 2000, diciamo, del Grand Prix. Poi tempo purtroppo Temporali, acquazzone, inclemente. caduta di piante, Sì, poi costretti a frane, rimandare, rimandata. rimandata Rimandata al 4 di di gennaio, sabato. sabato mattina. Con queste incertezze, però direi che c'è stata anche qui una buona partecipazione. Nessuno si immaginava che poteva venire fuori una gara, diciamo, di tutto Abbastanza rispetto. partecipata, sì. E invece, diciamo che circa 130 atleti hanno completato la gara. Gara breve, 8 km e 300 metri E circa, ma molto, molto molto impegnativa, con due impegnativa, salite per sì. andare su alla pista a bello sguardo, con due salite, la prima proprio un muro, la seconda un po' meno, però insomma ecco che te la vedi davanti e dici Madonna, c'è da arrivare lassù. E poi c'era questa divagazione intorno proprio alla piazza Berlinguer di Caviglia, in cui l'amministrazione comunale ovviamente ha voluto fortemente questa competizione insieme all'Atletica Futura che hanno organizzato la manifestazione da un punto di vista, diciamo, agonistico. Qui vediamo la Cenni Genziana che era nel gruppetto, diciamo, di testa, talonata dalla compagna di squadra Volpi Francesca, poi ecco a seguire un pochino tutti gli altri concorrenti. Qui è partito subito forte Graziano Emanuele, Emanuele infatti. Graziani che effettivamente ha fatto una gara beh, fuori dalla. No, è andato troppo forte, almeno
io l'ho incrociato quando andavo in su, dico, madonna, qua ha fatto, dico, proprio, cioè, è andato fortissimo, penso, perché gli altri sono andati forti, quindi lui hanno dato, è andato, gli ha dato quasi 2 minuti al secondo concorrente, insomma, voglio dire, sono tanti, sono, e qui vediamo Graziani proprio nel rettilineo in discesa nella zona del traguardo, e qui vediamo l'arrivo proprio solitario dell'atleta che dopo, diciamo, la non perfetta, diciamo, gara di Bolzano si è rifatto in questa occasione. Secondo posto, la spunta nel finale Nucera, eccolo qui Nucera al secondo posto, e poi al terzo posto ancora una volta Lorenzo Martinelli della gruppo sportivo Riccardo Valenti di Napolano. Poi c'è stato un recupero finale anche da parte di Alessandro Annetti, che Sornione Sornione sta recuperando gratamente nelle varie competizioni, ancora va per gradi perché deve tenere quasi un anno. Qui Pastorini, altrettanto valido, diciamo, il supporto di questo ragazzo giovane che organizzerà quest'anno anche a Bibbiena. Poi arriva Vannuccini Francesco, ecco, vi si susseguono un pochino gli arrivi. Qui arriva anche la Jenny Genziana che vince nel settore femminile. Qui intanto Scioli, poi vediamo Sisi, eccoli qua, Mattoni, ritornata alle gare, al secondo posto. Qui intanto vediamo ancora volate anche per le posizioni di rincalzo, questa curva contro curva che poi porta al traguardo. Comunque l'intento anche da parte delle, diciamo, degli organizzatori e soprattutto dell'amministrazione comunale, quella di poter realizzare proprio nel circuito del parco Bello Sguardo una manifestazione in notturna nel periodo estivo. Quindi ci stiamo lavorando e può darsi che la cosa si possa realizzare. Intanto arriva anche seconda classificata la Francesca Volpi, poi Cristian Taras che ha fatto piano, e poi al terzo posto è Valentina Rossi della Vestan Sepolcro, poi Stefano Sinatti. Ecco, direi che comunque sia, diciamo, si sta allargando un po' il raggio d'azione anche per quanto riguarda le varie competizioni, ma soprattutto anche su quale interesse. Intanto vediamo nella gara, questa qui una gara ovviamente in cui gareggiavano 2012 addirittura con il 2015-2016, quindi chiaramente diversificate anche nella fascia d'età, però ecco, sempre molto combattuta, bravissime un pochino tutte le concorrenti che hanno preso parte a questa gara, come dicevamo, sì, sabato mattina. Sono volate questi. Sabato mattina, che ovviamente non è che, cioè, i genitori sono, cioè, anche sono bambini, cioè, eccetera, sono, sì. Non sono accompagnati dai genitori. Direi anche qui è stata affrontata una giornata bella da un punto di vista anche meteo, quindi questo ovviamente ha indotto anche molti a parteciparvi. Sicuramente il comune di Cavriglia si riserva di poter migliorare e organizzare ancora di più queste competizioni, come dicevamo. Perché no? Può darsi che nel periodo estivo ci sia una gara in notturna, perché è tutto illuminato nella zona Bello Sguardo, quindi questo, c'è anche una pista ciclabile, addirittura ci si allenano molti, diciamo, del ciclismo, proprio per cercare di, diciamo, fare proprio allenamenti e prove tecniche anche con la federazione ciclistica. Sì. E qui ancora, ecco, ancora alcune fasi di questa competizione, addirittura con volate sempre molto intense da parte dei vari concorrenti. E qui dopo due giorni siamo passati a un'altra giornata, direi bella, fredda, sì, almeno luminosa. Questa è luminosa tantissimo, un po' a Policiano, nella Befana Campestre, ormai consuetudine questa competizione che vede sempre tanti partecipanti. Addirittura quest'anno, insomma, abbiamo avuto circa 400 atleti al via nelle varie categorie. Vedete, il vento purtroppo ha dato un pochino di fastidio per l'addobbo anche migliore della competizione. Sì, un vento di tramontana abbastanza fresco, però ecco, il percorso era perfetto. Direi spettacolare, percorso spettacolare da un punto di vista proprio anche delle caratteristiche, proprio da cross. È stato rinnovato in una parte, sicuramente. Sì, migliorato, diciamo così, che è stato anche migliorato, ma soprattutto in cui correvano anche molto bene anche i vari concorrenti. Siamo partiti, questo è il tratto nuovo. Siamo partiti alle 2:15 con la gara del settore master, alcuni assoluti addirittura e veterani, e circa un centinaio di atleti al via. Ovviamente gara molto combattuta, fin sì, anche perché battute. Era breve, una gara di 4 km e 200 metri, quindi è stata
una volata, insomma, 4 km non è che sono... È tosta, perché sì, poi ci sono molte variazioni, sì, variazioni di ritmo continue, quindi... Chiaro che questo qui include poi anche la capacità di poter cambiare il proprio, diciamo, il proprio ritmo di corsa. E qui è ripartito un pochino indietro, Moreno. No, io non ero partito, ero partito regolare, mi si è sciolta una scarpa dopo 100 metri e dico, fare 4 km rotti con la scarpa sciolta, che poi... Dopo per rilegare c'era anche un nodo, mi toccato, ho perso un sacco di tempo per, però. E qui vediamo proprio nella parte, diciamo, in discesa, ancora qui siamo soltanto ai primi 500-600 metri di partenza. Subito al comando c'è stato Cristian Taras e Luigi Vignolo, che hanno condotto la gara subito in testa, fianco a fianco, su questa diciamo, variante che è stata realizzata nei terreni adiacenti alla polisportiva e la polisportiva stessa. Qui vediamo proprio la parte in discesa, che è ovviamente ancora gradevole, però chiaramente ci sono queste variazioni di curve contro curve che mettevano un po' ad una prova. Ecco, qui vediamo proprio il tratto nuovo, che però soffice, si correva bene, però a lungo andare si sente anche lì, si sente. Qui vediamo Vannuccini insieme a Banelli, che stanno inseguendo la testa, poi Lachi insieme a Nottolini, grande atleta, diciamo, di Grosseto, Monte, sì, Montamiato, però ecco, tesserato una società di Grosseto, ma lui è uno che a livello master italiano è uno dei più forti nella categoria, sì. Quindi vediamo Cioncolini, che quest'anno ci sta impressionando, sì, per sicuramente rispetto all'anno scorso è diminuito di 10 kg e quindi questo ha voluto dire tantissimo, perché fa il triatleta, fa tutto quell'altro, sì, però quest'anno per adesso l'ho visto benissimo, no? Bene, benissimo. Molto bene, sì, sì, effettivamente anche qui molto bene. Ecco, qui intanto vediamo il susseguirsi, ecco, vediamo Casi, vediamo Burroni, vediamo Mattoni, in questa, poi abbiamo De Rosa. De Rosa, ecco, poi Campani, che quest'anno cambia categoria, quindi chiaramente c'è più qualche chance in più. Poi vediamo Stefano Sinatti, Fontani, ecco, poi qui Volpi Francesca, tallonata dalla Greving, atleta dell'atletica Noceto, poi vediamo la Municchi, Marcella dietro, quindi le tre donne che ancora però, ecco, erano lì nello spazio di 20 metri. Questo è il secondo giro, quindi secondo giro, sì, sì. Dopo c'è un altro giro che, cioè, anche se è 1300 metri, però sono giri che ancora c'erano a fare ancora 2 km da qui più. Vediamo, ecco, come vediamo queste immagini, c'è questa specie di rettilineo parallelo in andata e ritorno, che ovviamente poi c'è quel fossettino che mette un po' a dura prova i concorrenti. Tocca ripartire da zero quasi. Però sicuramente le campestre così. Queste sono naturali, fra l'altro, mentre a volte vediamo le gare che sono costrette a mettere gli ostacoli. Sì. Noi in questo caso qui abbiamo la fortuna. Qui siamo all'ultimo giro e vediamo che Cristian Taras allunga decisamente nei confronti di Luigi Vignolo, mentre dietro vediamo Banelli che stacca leggermente Vannuccini. Poi vediamo qui, ecco, Nottolini insieme a Lachi, quindi gioca veterani, sì. Quindi la cosa ancora molto molto incerta. Avete visto, ecco, vedete proprio queste varianti, diciamo, del percorso che è stato realizzato all'interno della polisportiva. E qui vediamo l'arrivo di Cristian Taras solitario nel finale, che vince soddisfatto, tempo 14:25 nei confronti di 14 Vignolo 14:13, poi nei Vignolo 14:25, quindi poi vediamo il terzo posto di Banelli, quarto posto di Lachi, di Nottolini, scusatemi, Nottolini che supera nel finale addirittura anche Vannuccini Francesco, poi Lachi Alessio di Gregio Ribelle, che avranno la loro gara fra 15 giorni al Sigerico di Monteriggioni. Poi abbiamo visto ancora un altro arrivo per Giacomo Ragazzini, ritornato anche lui alle gare dopo qualche problemino. Poi Orsini, ecco, vediamo l'arrivo della donna, a sorpresa, che Municchi supera prima la Greving, poi dopo la Volpi, la Greving vedi, arriva proprio nel finale, pensava quasi di non farcela, poi Stefano Sinatti, e al terzo posto vediamo la Volpi Francesca, che si ferma un metro prima del traguardo, quindi, e poi viene sollecitata a superare il traguardo, altrimenti non viene presa come arrivo. Ed ecco qua poi i giudici che dicono continua, poi ecco vediamo Rossi Valentina, abbiamo visto anche Benedetti, poi Nicolai, Monnanni, insomma, ecco, a seguire. Direi gara molto veloce ma molto intensa. Qui siamo passati invece alla categoria dei primi passi, e qui 2015 e seguenti.
E qui veramente lotta serratissima, soprattutto vittoria netta di Clara Severi, che ha una corsa stupenda, direi così, andata fortissima. Poi al secondo posto Stanganini Piero, terzo posto per Matteo Cigiulio, quarto posto per Fani Emma, quinto Fanelli Lorenzo, sesto posto per Caneschi Olivia, settima la dice la Andrea, ottava Sinatti Giulia, nono per Camaiani Allegra, decima Cacchiani Lara. E qui siamo passati invece agli esordienti C, e qui in campo maschile ha vinto, ecco qui il volata finale, ha vinto Duccio Diego, sembrava una ragazzina, invece è un maschietto, Duccio Diego della Lega Casino Poppi, davanti a Falini Leonardo e Rovettini Lorenzo, mentre in campo femminile Bianca Maria Teresa Sant'Angelo ha vinto su Re Fisarra e Lucero Sofia. E qui siamo passati agli esordienti B, con la vittoria di Asia Becattini per quanto riguarda il settore femminile davanti a Mercati Giulia e Bevilacqua Caterina, mentre in maschile ha vinto Cavorso Giulio Tommaso dell'Atletica Marciatore di Mugello, Del Polla Diego Atletica Fucecchio e al terzo posto Fabio Iacolo. Siamo passati alla categoria esordienti B, 800 metri, questi ragazzi che devono fare due giri di questo percorso molto variegato all'interno del circuito del terreno centrale della Polisportiva Prociano. E qui ha vinto in campo maschile Sandroni Duccio dell'Alga Etrusca Atletica, è proprio in volata nella parte finale davanti a Gabriele Fualini della Atletica Sestini, terzo posto per Riccardo Rossi, quarto Sant'Angelo Leonardo. In campo femminile invece la vittoria è andata a Fasano Viola davanti a Fakar Miriam e Valori Anna Viola. Qui siamo passati invece alla categoria ragazze che devono fare 1000 chilometri, quindi il percorso un pochino più lungo. 1000 metri. 1000 metri, scusami. Sì, un percorso quello breve che hanno fatto tutti, più dietro la casina che era, e qui, era 600 metri. E qui abbiamo visto che la Giacinta Sarchini, che se la vedeva con Viola Paoletti del Pro Sport di Scandicci, proprio spuntarla nel finale, vediamo l'atleta della Sestini di Arezzo, davanti a Viola Paoletti e al terzo posto Giorgia Domenichini dell'Atletica Grosseto Banca Tema, al quarto posto la sorella Domenichini Sofia, poi quinto Sara Giorgi della Vista San Sepolcro. Nel settore maschile anche qui lotta serratissima, qui è un grande personaggio oramai anche qui famiglia d'arte Alessandro Sant'Angelo, atleta dell'Atletica Fucecchio, che riesce ad esprimersi e a mantenere il suo vantaggio fino alla fine, ma era partito fortissimo questo ragazzino nei confronti dell'atleta della Pro Sport Scandicci di Firenze, l'italo-spagnolo Espuna La Ramona, e al terzo posto Andrea Masi della Podistica Castelfranchese. Qui vediamo proprio l'arrivo. Comunque l'anno prossimo bisogna cambiare l'arrivo per il sole. Bene così, bene così. Sì, però il sole così fa. Bisogna cambiare posizione dell'arrivo. E ora vediamo un pochino. Qui vediamo volate proprio conclusive da parte di questi concorrenti che ovviamente danno il massimo fino alla fine. E siamo passati alla categoria cadette. Ragazzi. Le cadette, ecco qui le cadette, anche qui, ecco, questa è stata una bella gara, sì. Incertissima fino alla fine. Vedete questa ragazzina, la Zoe Orsolini, che era il terzo anno che veniva a Policiano e tutti gli anni vinceva questa gara. Quest'anno è stata dura per lei vincere, anche se poi alla fine ce l'ha fatta proprio al photo finish, nei confronti di un ritorno da parte di Sonia Tissi della Sigillo Rossi di Firenze, terzo Veronica Brizzi. L'atleta Orsolini è dell'Atletica Grosseto Banca Tema. Ecco qui proprio la volata finale, vedete proprio nel finale ha fatto un recupero diciamo prodigioso da parte della Sonia Tissi. Ecco qui ancora altri arrivi che si susseguono nella zona del traguardo da parte degli atleti, e qui cominciava a essere la serata abbastanza freddina. C'è un po' di vento. Ecco qui altri protagonisti che sono stati protagonisti diciamo aretini, che si sono ben comportati, addirittura è venuto già il giorno prima a visionare il percorso l'atleta Samuele Zanti, la mattina stessa ancora a riguardarlo perché voleva fare bella figura, ed in effetti è riuscito a imprimere il suo diciamo la sua corsa, Samuele Zanti dell'Atletica Sestini, che è riuscito a vincere questa prova con un bel margine di vantaggio. Vediamo attualmente dietro Amerigo Rizzone della Sigillo Rosso di Firenze, però dopo questi dobbiamo fare due giri completi. Due giri, sì, da circa un chilometro l'uno.
quindi questi qui ecco sono atleti che potevano, anzi no, tre giri da 800, giri, da, sì, 600, quindi, da 600 ovviamente metri, ovviamente dovevano, ecco qui vediamo proprio ancora, ecco la, vengono affiancati, c'è proprio il raggiungimento da parte di Samuele Zanti nei confronti di Americo Rizzone, e poi qui allunga quasi in progressione, sembra che abbia gioco forza, vittoria su se stessa, che vediamo proprio al traguardo, ma anche qui proprio quasi sì, al limite anche qui Rizzone, quindi al terzo posto Diego Galletti a Sigillo Rosso, quarto anche questo figlio d'arte Francesco Capriani dell'Atletica Avis Sansepolcro. E qui siamo passati alla prima gara del cross femminile, anche questa una gara molto molto combattuta, molto incerta, direi è stata una gara bellissima da un punto di vista tecnico. Qui vediamo proprio questa sfumatura anche di vari colori che ci sono in terra, le piante, qui è proprio un inverno diciamo sano, stupendo, però ecco un'immagine direi fantastica quella che viene fatta vedere in questa occasione, quindi una campestre direi ad hoc. Sì, sì, questa è una parte del percorso che abbiamo usufruito quest'anno, era stato usufruito in occasione dei campionati italiani WISP. Ecco qui vediamo la Mohamed Odan, che ha vinto per già due volte qui a Policiano, ma se non sono tre non mi ricordo, l'anno scorso ha vinto due anni fa lo stesso, sì. Quindi quest'anno doveva fare il tris, però ecco aveva alle sue spalle una giovanissima Greta Settino della Toscana Atletica Empoli, allieva, che però non demordeva, insieme a lei però c'era anche la Morelli Giulia e la Canuto Elena, la retina che corre per i colori della Tele Castello, Elena Canuto, che andava molto molto bene. Quindi ecco questi quattro atlete insomma hanno condotto la gara in testa, anche se qui la Cinigenziana, atleta retina, anche lei, ecco qui intanto vediamo la Canuto al terzo posto in questo momento, che ancora è nel gruppetto di testa, ricordiamo sono tre giri grandi in questa frangente. E qui vediamo la Odan che cerca di allungare la Settino che è dietro, però non demorde, e poi la Morelli che si è staccata, però ha superato. E qui vediamo proprio l'arrivo nel finale da parte della Odan, che proprio va a vincere nella parte conclusiva della gara. Quarto posto per la atleta Canuto. E qui andiamo all'ultima gara in programma per quanto riguarda questo circuito del cross del Grand Prix Toscano, terza prova, in cui abbiamo, ecco qui subito, Terranova a condurre la prova insieme a Perri, che attualmente ha cambiato è in una testa... società quest'anno. Terranova, esatto, dalla Atletica Castello è andata a finire con una società di Milano insieme alla fidanzata, e però è toscano e ha fatto questa gara. Anche perché vuole mantenere diciamo un po' una posizione importante nel circuito del Grand Prix. E vediamo sempre Terranova tallonato da Graziano Emanuele, vediamo poi Alari, poi ecco vediamo il gruppetto di immediati inseguitori. In questo gruppetto qui c'era anche Alessandro Anetti, un po' Sornione, un po' dietro, insieme a Pastorini, anche a Guidelli, poi dopo i Cardelli, però ecco dopo si rifanno un pochino sotto. Grande sì, gara, è troppo veloce per loro, ci vuole una gara un pochino più lunga, intorno a 10 km, che è la loro gara. Diciamo che è propedeutico anche proprio, sì, per, certo, i cross che ci saranno, quindi sarà un'occasione per poter tirare avanti. Ecco, intanto abbiamo Lari insieme a Perri e a Terranova, sono i tre che stanno conducendo la prova, poi dietro gli altri stanno un pochino defluendo in maniera diciamo progressiva. Vediamo il ritorno di Alessandro Netti, che piano piano cerca di recuperare certe posizioni insieme anche a Pastorini e Cardelli. Si vede. No, questa anche questa, ci sono due strappi, e però dopo l'altra tutta la correre sul ritmo, si sentono. Poi sì, anche perché le curve, ci sono anche molte curve, cioè. E qui vediamo ecco ancora, vedete sulla destra i passaggi, sulla sinistra il ritorno dietro da parte dei concorrenti, questi girigogoli che sono nella stati destra realizzati. Sono i primi, nella sinistra sì. Sono quelli che ancora devono fare, insomma, sono dietro. E qui vediamo Alari, Perri e Terranova che sono nelle fasi diciamo dell'ultimo giro, quindi, vedete qui nella parte bassa che qui si scende, quindi positivo, poi la salitella che si sente e diventa un pochino impegnativa. Ecco qui vediamo anche Dibra in questo frangente insieme a Graziani, Annetti che si sta facendo sotto, poi Ghinassi, anche altro atleta retino che cerca di rintuzzare un pochino, di recuperare le posizioni di, vediamo Cardelli anche in questo frangente, poi Pastorini
alle prime esperienze, diciamo, nei cross, quindi vedremo quello che succederà. E poi Fabio Guidelli, che è ritornato dopo l'infortunio subito a Cavriglia, è rientrato anche in questa occasione. E qui vediamo proprio l'arrivo finale a braccia alzate per quanto riguarda Alari nei confronti di Francesco Ferri, poi Alessandro Terranova, terzo posto, uno spazio di pochissimi metri, poi Matteo Dintino, Giovanni Barbieri, Valgimigli Bedlu. Dintino è vincitore l'anno scorso. E qui chiaramente con questo si va a completare un pochino la nostra trasmissione, ricordando che domenica prossima ci sarà il trofeo Bisasi a Grassina e poi fra due domeniche invece saremo a Monteriggioni per il 19 gennaio, 11 e 19 chilometri a Monteriggioni. Alessandro Annetti e ovviamente la corsa, le corse ci saranno sempre tutte le settimane. Noi ci rivedremo a fine mese per ricommentare, diciamo, le altre competizioni. Però nel frattempo potete assistere a questi arrivi molto veloci da parte dei nostri atleti. Bene, con questo vi salutiamo, ovviamente rinnoviamo l'augurio di un buon 2020, correte bene e correte tanto. Grazie e buonasera a tutti.